Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi registro il primissimo tutorial di Halloween. Quest'Halloween mi è tornata la creatività e quindi voglio farne appunto più di uno. E poi posterò sia le foto dei look che faccio qui con voi in tutorial, chiamiamolo così, sia dei look totalmente inediti sulla mia pagina di Instagram. Quindi andate a sbirciare anche lì che magari trovate il vostro look ideale. Detto ciò, oggi vado a fare un personaggio iconico che proviene dal film La fabbrica di cioccolato. Ho visto tantissime rivisitazioni su Instagram e vi cito tre ragazze che ho trovato che secondo me hanno fatto il lavoro migliore. La prima ragazza si chiama Ellie Addis, vi scrivo tutti e tre i nomi qua sotto, ed è la ragazza che l'ha fatto per prima, se non sbaglio. Poi un altro che mi è piaciuto tantissimo è quello di mimis.glam, e l'ultima, che è la mia preferita, raga, ho scoperto una bomba di ragazza, si chiama Abby Roberts e fa delle robe pazzesche, wow. Quindi appunto, ispirandomi a loro, adesso vedo bene come farlo, però voglio fare Violetta, ragazzi. Voi direte Sila, però i capelli, e infatti qua mi trovate preparata perché su Amazon ho comprato questa fantastica parrucca. Per quanto riguarda il trucco, ho pensato a questo perché appunto è un personaggio iconico ed è super semplice da fare, ragazzi, ci mettete 0 secondi. Alla fine è un trucco normale con un particolare sul nasino che andremo a vedere. Prima faccio il look e poi applico la parrucca, e tutti i prodotti che uso ve li scrivo qua sotto, così non devo stare a disturbare l'andamento del video. Preparo la pelle con una crema non troppo pesante. Ah, comunque mi stavo scordando la parte importante, ragazzi, il mio cerchietto di Halloween. Fatto ciò, io come sapete inizio dagli occhi, e per gli occhi ho pensato a un trucco semplicissimo in realtà. Pulisco la palpebra con un po' di correttore, lo sfumo, deve farmi solo leggermente da base. Prendo il colore Burnt Orange e lo sfumo nella piega. Dopodiché prendo Cyprus Amber e vado a intensificare la parte finale. Ora riprendo il Burnt Orange però con un pennellino un pochino più piccolino e lo porto un po' sulla palpebra. Dopodiché prendo Rustic e faccio la stessa cosa, però partendo dalla parte che avevamo scurito prima, e mi aiuto a sfumare il colore. Fatto ciò, riprendiamo il correttore che abbiamo usato all'inizio e tagliamo la crease. Io purtroppo non ho un occhio adatto per fare questo tipo di cosa, mi piacerebbe molto, però mi arrando insomma, e mi vado a coprire la parte iniziale della palpebra senza stare a fare troppi precisini, e la parte finale infatti me la sfumo con il polpastrello. Dalla palettina di Pupa prendo il colore Pancake, questi danno il meglio di sé così tamponati con le dita, con il colore Dreamy Cream. Vado invece nella parte qua più interna per schiarire un pochino, dopo lo andremo comunque a ripassare, ma intanto una base. Fatto questo, adesso avete tre opzioni: eyeliner, mascara oppure ciglia finte, o tutte e tre se volete. Io non vado a fare l'eyeliner perché mi piace abbastanza natura, però vado a mettere le ciglia finte. Utilizzo queste che ho preso da AliExpress, ma sono buonissime. Appunto, vi rimetto il link sotto nell'info box. Una volta messe le ciglia, passiamo al trucco del viso e usiamo per la prima volta in video il nuovo fondotinta di NYX, Can't Stop Won't Stop. La mia tonalità è vanilla. In realtà è la terza o quarta volta che lo utilizzo e mi sto trovando benissimo. Lo stendo prima con questo pennellino di Morphe per Jaclyn Hill, il JH03. Lo prendo e faccio proprio così. Dopo avergli dato una prima stesura, con la spugnettina, questa qui quella di Fenty, sfumo meglio. Correttore. Logicamente sul naso non lo metto perché non avrebbe senso. Cipria in polvere e un puff. Vado a fare un leggero bake solo sotto gli occhi. E per il resto del viso utilizzo una cipria compatta. Mentre che il bake sta un po' in posa, passo il mascara, tolgo il bake e finisco il trucco degli occhi riprendendo il Burnt Orange e Cyprus Amber. Passo di nuovo il mascara e dalla palettina
di Jaclyn Hill. Vado a prendere il colore VIP, glielo applico solo nell'inner corner qua. Vado anche sotto il sopracciglio, che adesso andremo a fare. Io utilizzo la mia solita pomade di Anastasia con annesso pennellino, che è il numero 12, il mio preferito in assoluto. Con questo ci potete fare anche i peletti uno a uno. Mascara trasparente per le sopracciglia. Ora finisco il trucco del viso, faccio un contouring un pochino più caldo del solito, un po' di blush. Per l'illuminante aspetto, lo metto dopo. E adesso passiamo alla particolarità di questo look, perché visto così potrebbe essere un qualsiasi look giorno. Quindi prendiamo la palettina dei viola e inizio col blu viola e prendo questo pennello sempre di Morphe per Jaclyn Hill, il JH08, appunto con il colore più scuro. Vedete, partiamo dalla punta e ci allarghiamo piano piano, picchietto perché mi trovo meglio, e poi passo invece al colore più viola. Preferibile se usate colori matte, perché l'effetto viene un pochino più realistico, però dopo ci andiamo comunque a passare un po' di illuminante per dare un tocco glam. Quanto allargarvi in realtà lo decidete voi, perché se avete visto il film è una cosa progressiva, no? Quindi non c'è un limite. È carino farlo solo sul naso, così si vede tutta l'evoluzione. Mi sposto anche leggermente verso le alette del naso, come vedete gli do un leggero alone. Quando siete abbastanza soddisfatte del risultato, avete anche qui due opzioni per fare le venuzze. Uno, una matita viola, o anche se l'avete leggermente più rosa, oppure come andrò a fare io con gli Acqua Color. Mischierò appunto il viola con il rosa e con un pennellino sottile vado a fare le venature. Non troppe, perché altrimenti poi perde di naturalezza, ma giusto per dare l'idea. Cosa importante, mantenere un tratto fino, come se fossero capillari. Anzi, sono capillari. Mi zoom un po' così vi faccio vedere bene come li ho creati. Una volta fatto questo, finiamo con l'illuminante. Voglio utilizzare sempre l'ombrettino che ho usato prima della palette di Morphe. Con un pennellino più piccolino lo metto anche sulla punta del naso. E ta-dan! Gomma compresa, perdonerete, ma mi sta nel personaggio. Non ho trovato una felpa blu, quindi ho preso una polo di mio padre, solo che l'avevo presa in Svezia quando sono stata, quindi ha tipo l'arena, l'alce qua. Però aveva il colletto blu e almeno dalle foto si vede. Questa è la parrucca, che si è molto cheap, si vede perché è lucida, però è stata una cosa presa così all'ultimo. Ci sta, dai. E anche il look mi piace tantissimo. Unica cosa che ho aggiunto, che non vi ho fatto vedere, è un altro po' di illuminante, come si può notare. Però questa volta viola dalla palettina. Ho mischiato questi due ombrettini qua e basta. That's the look. Super super semplice, ma super efficace e soprattutto riconoscibile, perché una delle cose che odio di più è quando ti trucchi, ti imbagasci tutta e poi nessuno riconosce qual è il tuo outfit, qual è il tuo makeup inspired, ed è orribile. Ragazzi, sono super gasata, non vedo l'ora di fare le foto e soprattutto di vedere se riesco a gonfiare la gomma, perché è un sacco che non mastico una gomma e soprattutto che non faccio i palloncini, quelli che scoppiano. Io spero tanto questo look vi sia piaciuto. Sto cercando di tenere il colletto più alto possibile. Se è così, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento con scritto se vi è piaciuto, se lo riproporrete, perché come idea secondo me è tipo geniale. Quindi vi mando un grosso bacione, ci vediamo su Instagram mi raccomando, e al prossimo video. Ciao.